Io credo che lo sport sia la cosa più difficile da trasportare nel cinema, perché se il protagonista è un attore, come normalmente è in qualsiasi film, come tennista o come altro, diciamo, sportivo, non è credibile, perché si vede che non è un professionista, dai gesti si vede, per cui è molto difficile. I film di tennis, l'ultimo che ho visto, Borg McEnroe, è un pochino meglio dal punto di vista, diciamo, della parte giocata a tennis, perché hanno usato delle tecniche, gli americani, di effetti speciali, spendendo cifre pazzesche, un po' meglio delle altre che ho visto. E lì però ci stava un attore, quel ragazzo danese che interpreta Borg, che è veramente bravissimo, cioè impressionante come ha studiato le espressioni degli occhi, del viso di Bjorn. L'altro no, l'altro proprio non c'entrava niente con me, caro proprio. Però ecco, perché lo sport poi ha delle imprese epiche, no? Adesso mi viene in mente il film sul rugby, quando il Sudafrica vince, sì, con Mandela, tutta la serie. Quello è un pochino più facile. Il tennis è molto difficile poterlo trasportare sullo schermo. E poi magari, come stava dicendo, non gli adattano neanche lei che li ha conosciuti tutti e due, Borg e McEnroe. No, l'altro non c'entra niente. Sì, un po' Mattarello, un po' Arrogantello, così, ma John McEnroe, quello vero, è un'altra categoria. Grazie mille. Ecco.